In francese, so buono in culo. L'ultima cosa di cui ho voglia in questo momento è di mangiare questa cosa. Consistenza. Oh. Sto diventando una zucchina, non ne posso più. Here we come. Prima che cominci il video, lasciate un like e ditemi qua sotto nei commenti qual è la vostra frutta e qual è la vostra verdura preferita. Ciao! È appena arrivato questo pacco da Mayo Frutta. Sostanzialmente è un pacco pieno di frutta e verdura da parte dei ragazzi di Mayo Frutta. Vi lascio il link in descrizione e c'è anche il codice sconto. Vediamo però che cosa mi hanno regalato. Sono 9 kg. 9 kg di roba. Oh, madonna! Quanta roba c'è! Vediamo. Oh, uva, pere, mele, mandarini, bro! Cacchi, raga, io li amo i cacchi. Pelmi, finocchi, sono cetrioli, una barca di insalata. Raga, con tutta questa roba ci andiamo avanti un mese. Vi lascio tra l'altro il loro link qua sotto in descrizione e tra l'altro con il codice Serena5 avete lo sconto sul loro sito. Arrivano nell'arco di una giornata, io le ho ordinate ieri, mi sono arrivati stamattina. Colazione, non ho mangiato assolutamente una mazza, ma a pranzo si comincia con una settimana solo verdura e frutta. Tantissimi mi hanno detto: te sei matta dalle gare. Perché comunque ti mancherebbero tantissime cose da integrare. Ci proviamo, vediamo cosa riusciamo a fare. Durante la settimana vedo che sto per sbattere per terra. Ovviamente qualcosa dovrò integrare. Qui abbiamo la qualunque. Vediamo come primo pranzo cosa possiamo mangiare. Tra l'altro, oltre a quella roba lì, io ho anche delle zucchine, una melanzana, una cipolla e qualcos'altro. Ah, ho anche dei fagioli. Come primo pranzo io andrei di fagioli in scatola e melanzana. La faccio in padella e vediamo che cosa viene fuori. Ok, pranzo pronto, mi sono fatta i fagioli con un po' di sugo e le melanzane. L'unica cosa che mi concedo, però scrivetemi qua nei commenti se secondo voi è logico oppure no, un grissino solo per fare su un po' di roba, cioè solo per non fare con il dito così. Secondo voi ci sta? Secondo me sì. Fatemelo sapere nei commenti, nel dubbio. Come piatto direi niente male. Ah, tra l'altro ho aggiunto il sugo semplicemente per il fatto che anche quella è verdura vera e propria. Mmm, madonna, strabuona, sono venute veramente bene. È una pura settimana detox praticamente. È la prima volta che cucino i fagioli. Speriamo che siano venuti bene. Molto meglio di quanto pensassi. Top! Primo pranzo andato. Pranzo ottimo e per finire direi di andare di uva che avevo ancora in frigo, quindi finiamo questa e poi ho l'altra. Buona l'uva, mi piace. Mi sa che devo fare il vino in casa una volta. E sono le 20:18 di questo magico giovedì sera. Cena pronta, ho messo in forno le verdure, questo è il piattino. Ho fatto pomodori, zucchine e cipolle, tanto stasera non devo limonare nessuno, ma in realtà... Ok, se magna, vediamo come sono venuti. Più che altro perché le cipolle così in forno non so quanto possano andare bene. Comunque, come primo giorno solo frutta e verdura, direi che è andato alla grande. Come minimo domani vorrò tipo mangiarmi mia madre. Ah, sono buone! Forse l'ho lasciato un po' troppo, un po' abbruttolite, però sono buone. Buonasera. No! Sta collando tutto, cazzo. Per concludere, mandarino. Cena top, devo dire. Per ora non sto sbattendo per terra, quindi direi molto bene. Primo giorno, andato. Buongiorno. Sono le 12:06 di venerdì. Ieri è stata una serata molto impegnativa. Sono andata a dormire alle 6 stamattina. Non ho fatto colazione, ovviamente, perché mi sono svegliata 10 minuti fa. Ma sto pelando delle patate per pranzare, perché sto morendo di fame. Penso che mi farò delle patate al forno. 6 ore dopo, finalmente sono riuscita a farmi questo piatto di patate al forno. Vediamo come sono venute. Metto a mangiare. Poi sapete che faccio? Torno a dormire perché sto veramente come i draghi. Sono molto buone. Non ho messo troppo sale, altrimenti mi viene un attacco di cuore. Nonostante ciò sono venute molto molto bene. Ho messo un po' di cipolla, un po' di origano, un po' di gustini. È buona. Piatto di patate. Si riesce a comandare. Buongiorno amici, siamo a sabato mattina. Ieri sera non ho cenato perché non stavo tanto bene. Venerdì è stata una giornata un po' così. Poi magari un giorno vi spiegherò. Comunque, sabato mattina non ho ancora fatto colazione, nel senso che ho bevuto solo un caffè senza niente. Però siamo già alle 12:57. Stamattina è stata un po' incasinata perché ci sono dei ragazzi che mi stanno dipingendo la camera. Ci mettiamo a pranzare. Ovviamente sempre solo frutta o verdura. Potrei fare tipo una ratatouille. Cioè, chi m'ammazza, no? Vai.
Andiamo di quello, dai. Ho messo su melanzane, zucchine e cipolle con un pochino d'olio. Adesso ci metto un po' di sale e un po' di gustini. Vediamo cosa viene fuori. Voilà, les jeux sont faits, la ratatouille è pronte, very bon. Io come due coinquiline, due scene. Io ho pure studiato il francese in tutto ciò. Ho fatto il linguistico. Ma si sente. Si vede. Sì, so son ton. Voto 10. Voto 10. Ovviamente i miei soliti cracker di accompagnamento. E poi, dato che è comunque frutta, un goccino di vino me lo berrei. Comunque, avete presente tutti quei hamburgerozzi giganti, schifosi, tutti un po' colanti, no? Praticamente dentro c'è la carne di manzo, tutta bella colante, stanno le cipolle, comunque ci sono anche delle verdure. Ecco, praticamente io oggi ho fatto solo le verdure di quel piatto meraviglioso che sogno da giorni. Ma va bene così, secondo me stiamo facendo anche un po' di detox, sperando di non sbattere per terra. Per ora tutto bene, abbiamo cominciato di giovedì, oggi siamo a sabato. Assaggiamo la nostra ratatouille. Buono? Sì, non hai capito? Davvero? Ho fatto le verdure della vita. Vuoi assaggiare? Guarda. Sono buone buone. In francese, so buono in culo. Cosa sei inciampata esattamente? La mia gamba, cioè... Allora, siamo sempre a sabato e sono le 17:38. Ho una fame perché le verdure buone, mi hanno riempita un sacco, ma inizio ad avere un po' di languorino. Quindi ho deciso di fare merenda e tra tutte queste cose che ho, io andrei quasi a pescare un caco. Voglio provare questi cachi perché hanno una bellissima faccia. Perché mi è venuta fuori l'accento sardo, non ho capito. Proviamo questo caco. Caco, gocciola. Oh mio Dio, che buono. Per chi non piace i cachi, ma devo dire, a me piacciono un casino. Poi dopo un po' diventano stradolci, troppo. Però non fanno proprio cacare. Comunque vi ricordo che avete il codice sconto Serena 5 su Maio Frutta. Questi me li ha mandati lui, eh. Sono amici, sono le... Non ho più l'orologio. Le due. Domenica, io devo smetterla di... bere. Sto facendo una settimana detox. In effetti la sto facendo, però se poi bevo non è che sia proprio così tanto detox. Quindi mi sono preparata un'insalatina tristissima. Cioè l'insalata più triste che abbia mai visto in vita mia. Questo è il mio pigiama, non mi giudicate, è orribile. E poi mi hanno portato una buonissima torta di bietole. Però dentro ovviamente non ci sono solo le bietole. Quindi sto valutando se assaggiarla o no. Secondo voi, torta salata di bietole, posso mangiarla? No. Ma sì, mangia. Sì. Sì. È vegano. Sì, è vegano. Perché non ci sto credendo per niente questa perché cosa. Te wow. No, questo è forte. Ma ti interessa tutto questo hamburger? Ti odio. Domenica sera, male. Nel senso che sabato sera, ammettiamolo, ho fatto un piccolo cheat. Nel senso che era un compleanno e quindi ho mangiato cose che non avrei dovuto mangiare. Cioè, cose nel senso che non erano frutta e verdura. Era pizza. Quindi, purtroppo da oggi si ricomincia. Avete visto che a pranzo ho mangiato dell'insalata. Sto mangiando la torta salata e poi mangerò della frutta. Da domani, quindi da lunedì, mi manca lunedì, martedì, mercoledì, gli ultimi 3 giorni mi spaccherò di nuovo di frutta e verdura come ho fatto in questi giorni. Niente, si ricomincia. Buona la mia cena. Beh, in realtà sta bene, è veramente buona. Un sushi, una cotoletta. Fame, ho fame! Oh amici, siamo al pranzo di lunedì. Oggi mi sono preparata sempre le mie solite zucchine. Ho fatto delle patate bollite che trasformerò in un magico purè. Terrazzino, pranzetto. Ma chi m'ammazza? Cioè un sole che spacca le pietre si sta da Dio. Questo è il mio pranzo, ho fatto appunto le zucchine e il purè che è venuto buonissimo. Ho aggiunto giusto un goccino di sale e un goccino di olio che ha un po' amalgamato tutta la situa. La faccia è veramente bella. Ho già assaggiato un pezzettino, ma madonna, veramente buono. Brava me. Allora, per ora, a parte un piccolo cheat dell'altro giorno, non sta andando male per niente. Nel senso che comunque sono abbastanza ligi al dovere. Mancano ancora 3 giorni e nei primi giorni iniziamo un po' a sentire la mancanza dello schifo. Cioè avevo una voglia tipo di McDonald's e di sushi incredibile. Adesso non sento più quella necessità, ma anzi ho proprio voglia in realtà di frutta e verdura. Quindi basta un po' abituare il corpo, immagino. Non potrei mai vivere da vegano, perché comunque sento proprio di aver bisogno di carne e pesce ogni tanto, proprio. Per fare un detox ogni tanto, devo dire, ottimo esperimento. Amici, la mia settimana solo verdura, ho delle polpette sul piatto vegetariane. Perché ve le mangio. Sono vegane. Non è vero, non è vero. Però chiedere posso... poca. No, assolutamente. Cioè, le dovete mangiare voi, raga. Però le verdure sono molto buone. Ho mal di testa, raga. Secondo me è anche il fatto che non mangio più carne. Amici, buongiorno. Ogni giorno è sempre più devasto. Cioè, non so se avete notato l'energia con cui ho iniziato questo video e questo momento. Martedì, io inizio a non farcela più. Cioè, non riesco. Cioè, quando mi alzo al mattino, quando prima... Cioè, diciamo che non è che io sia stata sempre una di quelle che si alza al mattino con la vitalità alle stelle. Però sono proprio devastata totalmente. Non capisco se...
perché magari ho bevuto qualche volta questa settimana, che è vero che ci sono vegani che comunque integrano con altre cose, però secondo me ci sono veramente delle robe che mi stanno mancando tantissimo a livello fisico. Penso che utilizzerò questo magico frullino, che non ho idea da dove arrivi. Stavamo in casa? Sì, ce l'avevamo in casa, giuro. Ma che bello! Frullerò tipo un po' di uva, una mela e una pera. Ho anche il cetriolo. Vabbè, non c'entrava niente. Quanto vi ispira sta cosa? L'ultima cosa di cui ho voglia in questo momento è di mangiare questa cosa. Consistenza. No, ma in realtà non è male. È tipo frullato di frutta. Cioè, è quello che è. Non è tipo, è un frullato di frutta. Ragazzi, c'è Chiara che sta per... Aspetta qualche minuto, un attimo. È un po' terribile, cioè la consistenza è un qualcosa, cioè... Sono le 2 di questa stessa giornata. Ho appena messo le zucchine in forno, ora mi metto a tagliare pomodoro con l'insalata. Super soddisfatta del mio pranzo. Insalata con pomodori, funghetti e mais. Le zucchine, solito, ormai io e le zucchine siamo una cosa sola sostanzialmente. Buon appetito, oggi sono super contenta di questo pranzo. Iniziamo un po' a veramente andare a rilento. Stamattina ho fatto una fatica a svegliarmi. Godiamoci questi ultimi 2 giorni di detox. Perché non ci ho pensato prima a farmi un'insalata in questi giorni? Ma con le zucchine dentro, secondo me è una bomba. Allora, dato che sono la coinquilina più stupenda e meravigliosa del mondo, dato che ci stava avanzando un sacco di frutta, ho preparato la torta di frutta alle mie coinquiline. Quanto sei contenta? Tantissimo. Dici se effettivamente ha un senso questa torta o meno. Ci sta? Molto. Ok. Le 10 di sera. Allora, per questa cena mi sono fatta i miei meravigliosi pomodori. E poi mi hanno cucinato dalla regia i cavolini di Bruxelles. Ne assaggeremo per la prima volta. E poi, per accompagnare il tutto, mangeremo un po' gli asparagi, che io li amo. Questi qua in barattolo, io potrei mangiarne proprio a centinaia. Primo cavolino di Bruxelles della mia vita, No, di cavolo. Ma vabbè, sono buoni, devo dire. Mi mangio più ti piacciono. È assurdo, eh. Per festeggiare l'ultimo giorno in questa challenge solo frutta e verdura, mi sono messa il pigiamino. Siete contenti? Quanto è bello. È terribile, lo so. Mi dispiace molto. È inguardabile. Facciamo che mi cambio e poi faccio colazione. Dai, facciamo così. Ok, almeno sono un po' più presentabile. Allora, da un lato mi ha fatto super piacere fare un detox, perché comunque ho sentito proprio che mi sono liberata dal male, sostanzialmente. Molto, molto depurativo. E non ho neanche così tanta voglia di mangiare schifo, però ho molta voglia di mangiare tipo della carne o del pesce, cioè proprio ne ho la necessità, proprio perché sento di essere stradebole. Poi ripeto, colpa mia perché non ho fatto come i vegani che integrano con altre cose, e quindi io ho mangiato solo frutta e verdura, oggettivamente solo quello, tranne un cheat. Però finalmente da domani / stanotte si ricomincia a mangiare normale. Intanto andiamo a farci la spremuta. Proviamo questa spremuta. Ok, perché non l'ho fatta prima? È buonissima. Ho messo un goccino di zucchero, è stra buona. Pensavo che essendo pompelmo sarebbe stata stra acida, invece con lo zucchero questi pompelmi sono stra dolci. Oh mio Dio, buonissima. Ultimo pranzo finalmente, non ne posso più. Mi sono fatta la doccia e mi sono preparata un'altra bellissima insalata, perché non sapevo più che cavolo inventarmi. Ho fatto l'insalata e degli spinaci e quelli surgelati che ho fatto andare un po' in padella. Adesso solo un goccino di burro, così almeno un po' di gusto, un po' di sale. Dentro l'insalata però oggi c'è insalata, pomodoro, mais, asparagi e olive, cosa che ieri era tutta un'altra insalata. Cambi proprio, che cioè cambiano la vita tantissimo. Ultima cena, finalmente! Non ne posso più, indovinate che cosa mi sto preparando? Maledettissime zucchine! Basta! Sto diventando una zucchina, non ne posso più. È l'ultima sera, stasera poi mi faccio anche un po' di frutta per depurarmi ancora un po'. Domani, raga, mi sgagno mi madre, ve lo giuro. Ce la puoi fare, vero? Cioè, mi sento proprio con le forze totalmente a terra. Non mi sento più agile e scattante. Anche proprio mentalmente non riesco più a stare concentrata di più di 5 minuti. Sono viva, il giorno successivo e l'esperimento è finito. Spero che vi sia piaciuto. Vi sfido a contare nei commenti quante volte ho detto frutta e quante volte ho detto verdura. Commentate, fatemi sapere. Ci vediamo in un'altra challenge da fare qua sotto nei commenti. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!